Amici di canalecaccia.tv, siamo ad IVA, edizione 2023, sono con l'ingegnere Emanuele Sabatti. Ciao Emanuele. Ciao. E abbiamo presentato ad EOS a Verona 15 giorni fa quelle tre meravigliose novità, però qui che ci sta a fare il VUX all'interno dello stand Sabatti? Scusa, ma sai, andiamo a caccia, no, di notizie, e quindi... Va bene, allora, sì, stamattina quelli da Minelli mi hanno portato questo calcio, perché in realtà stiamo facendo un accordo per poter montare le nostre azioni, le azioni delle nostre carabine da tiro, che può essere la Urban Sniper oppure la STR Sport, su questa calciatura. In realtà questa è una delle calciature VUX, sì, perché VUX propone più calciature, alcune sono un po' più tattiche, alcune sono un po' più orientate alla caccia, ma comunque questa è una delle calciature, quindi l'abbiamo messa qua per dire ai nostri clienti stiamo facendo... Sta per iniziare una collaborazione. Noi con Minelli già ci lavoriamo, perché ovviamente, sì, Minelli è il nostro fornitore dei calci, come quello... della TLD, o questo qua, sì, infatti stavo per dirti, certo, esatto, che è meraviglioso, che l'abbiamo presentato lì a Verona, con quel multistrato riescono a fare delle cose veramente spettacolari, poi, e quindi si sta consolidando, esatto, praticamente, esatto. C'è un po' di fermento tra i nostri clienti per questa calciatura, quindi abbiamo chiesto la possibilità, quindi questa calciatura in futuro sarà intercambiabile sulle nostre... Ah, per spettacolare, perché sì, quindi praticamente ci sarà, sì, anche questo tipo, sì, di possibilità. Sì, sì, sì. Quindi chi ha, prendiamo una carabina a caso, la tattica Levo, sì, potrà comunque montarla, la meccanica, la meccanica praticamente su questo. Chiaramente pieno di regolazioni, di piccoli accorgimenti, certo, e tanta esperienza da parte di Minelli negli anni, tant'è vero che già vi rivolgevate come partner operativo per questo. Diciamo che sulle regolazioni hanno una grandissima esperienza. Sì, veramente una grande esperienza. Un grande prodotto che si abbina ad un, esatto, altro grande prodotto. È un matrimonio perfetto. Ma sì. Possiamo mettere dei vestiti diversi, dei vestiti migliori, alle nostre carabine noi siamo contenti. Ancora più flessibilità su un'arma, su delle armi, quelle della Sabatti, che della flessibilità hanno fatto anche un po' il loro, sì, DNA. Soprattutto se per esempio guardate la nuova Rover, su questa fotografia vi rendete conto di, esatto, quale sia la flessibilità. Esatto, delle piattaforme estremamente personalizzabili, customizzabili, ma già customizzate dall'azienda, che questa è una cosa, esatto, incredibile. Esatto. Le novità le avevamo presentate lì ad EOS, però adesso ti rubo, dato che t'ho beccato, perché voglio presentare un altro prodotto che state presentando qui ad IVA. Ci siamo spostati, diciamo, in quest'altra area dello stand, e c'è la Tactical Evo Desert, esatto, che anche questa è una novità. Ma allora, la finitura Siracot, dell'azione è ancora uguale, perché abbiamo visto che questa colorazione piace, e quindi l'abbiamo mantenuto uguale. Quello che è cambiato è la finitura del calcio. Ormai il Digital Camo, che proponevamo da anni, pur essendo un ottimo prodotto, aveva fatto un po' il suo tempo, quindi siamo passati a una finitura un po' più moderna. Molto particolare, guardo. Finitura Spider, cosiddetta, sì, Spider, zampa di ragno, zampa, sì, di ragno, esatto. Quindi ha una base sul giallino beige, con tutte queste finiture nere, che ricordano veramente la zampa di ragno, quindi è una finitura un po' particolare, a noi è piaciuta e spero piacerà anche ai tiratori. Naturalmente vengono mantenuti tutti gli asset del nasello regolabile, sì, sì, sì. Ma anche del calciolo con gli spessori inseribili. Sì, sì, certo. E poi per quello che riguarda la meccanica dell'arma, ormai la conosciamo, la Evo, che è una meccanica consolidata. Una grande arma veramente che sta dando tante soddisfazioni all'azienda. L'azienda e anche i tiratori. E anche i tiratori principalmente. Rubiamo ancora proprio 20 secondi, perché mi sono accorto che qui le sorprese non finivano, siamo nell'area Rover, diciamo così, e tante nuove colorazioni. Allora sì, in questo caso abbiamo cercato una colorazione più moderna
per questa carabina, la Scout, la nostra Scout. Quindi è un beige un po' scuro, una colorazione interessante, ed è molto bella per questi contrasti tra il nero dell'azione, si presenta veramente bene, sì. Poggia guancia, calciolo, e questo beige un po' grigio della calciatura. Ecco, sì, ricordiamo anche gli altri colori che ha questa carabina, perché c'è anche il marrone, il verde. Sì, la calciatura della Rover ha tantissime colorazioni diverse, no? Dal marrone al verdino, il nero. Quindi ci sono molte possibilità. Abbiamo scelto per la Scout questa colorazione, che secondo me è molto carina. Molto molto particolare questo colore. Poi visto dal vivo, adesso non so i nostri amici, no, a casa, ma veramente veramente appropriato, anche il contrasto con le finiture nere ne fanno un'arma veramente elegante, davvero. Sì. Mi fa piacere che ti piaccia.